Sport.it riparte dunque da Olbia all'avventura di questo apprezzatissimo circuito regionale della danza sportiva in Sardegna. Io sono intanto, ringrazio e saluto con Flavio Lodi, vicepresidente della FIDS Sardegna, nonché presidente della numero 1 Sardegna, qui davvero in duplice veste perché la numero 1 Sardegna ha messo tantissimo nella costruzione di questo evento e l'organizzazione di questo evento, un evento che ormai fa storia a sé perché siamo arrivati alla puntata numero 13. Sì, siamo al 13° appuntamento, noi non facciamo solo la gara regionale che fa parte della ranking per il punteggio regionale, ma organizziamo anche uno dei più grossi eventi internazionali che si svolge in Italia, ecco, che sarà il prossimo mese, il 17-18 aprile, nonché il 19 aprile sarà la gara nazionale a punteggio valida per la classifica italiana. Apriremo una finestra fra un attimo sul prossimo evento perché sarà davvero molto importante. Intanto un piccolo passo indietro, si chiama Golfo dell'Asinara, è una gara di danze di coppia e di danza artistica, come detto il 6° appuntamento, tantissimi ballerini in gara. Beh, questa volta seguiremo in particolar modo in maniera analitica la categoria Under 15 tre balli open latine, poi andremo ad accendere i riflettori sulle parti finali soprattutto della categoria Under 21 e della categoria Over 35. Apriamola la finestra su questa nuova avventura, qua c'è l'eccellenza della danza in Sardegna. Il 17, 18 e 19 ci sarà qualcosina di un tantino differente. Sì, è tutt'altro che una gara regionale perché a oggi che manca ancora un mese alla competizione abbiamo già 25 nazioni iscritte, quelle più lontane diciamo è la Repubblica Cinese, la Russia, la Corea del Sud e tutti i paesi dell'Est Europa. Abbiamo anche il piacere di avere, ho visto almeno nell'elenco iscritti, un pluricampione mondiale, 3 volte campione mondiale Youth e 2 volte campione mondiale Under 21 che è della nazionalità russa. Questo non ci fa altro che molto piacere. L'eccellenza come materiale umano, l'eccellenza anche dal punto di vista della logistica, cambia tutto, di fatto la scenografia, lo diciamo per gli appassionati che ci seguono e sono oltre 2000 le visualizzazioni quasi per ogni speciale su DirettaSport.it, dicevo cambia la coreografia, sarà tutto diverso, ci dà qualche anticipazione? Diciamo che sarà totalmente diverso come sempre ogni anno, cerchiamo di migliorare sempre, saranno invece di essere una scenografia sola sarà 2 scenografie perché vorremmo creare assieme a tutti i tavoli a bordo pista tipo un teatro, il teatro della danza, ecco. Per chi farà comunque tifo per i 4 mori la domanda è lecita, che tipo di ruolo potranno avere i ballerini sardi in questa gara? Ma diciamo io spero che qualcuno nelle varie categorie, arrivi almeno in finale, ecco. Perché diciamo che le categorie della WDSF, cioè della Federazione Internazionale, sono tante perché tra categorie WDSF e Open abbiamo 25 categorie, perciò in una di queste io penso che qualcuno dei sardi arrivi in finale, ecco, anche perché nelle danze latinoamericane, non dico nelle danze standard, ma nelle danze latinoamericane la Sardegna non è seconda, non dico seconda a nessuno, ma insomma si fa vedere, è un ruolo che è importante nella danza sportiva, c'è un ruolo importante. Siamo con Daniele Lodi, uno degli organizzatori, insomma mai come questa volta il numero 13 porta fortuna. È vero, no, siamo realmente molto felici, non solo perché siamo riusciti ad arrivare alla 13ª edizione, nonostante i vari problemi che ci possono essere in generale, sia economici che comunque sia anche legati agli spostamenti e quant'altro, ma poi i numeri di quest'anno ci hanno dato ragione nel voler perseverare e insistere nell'organizzare, perché realmente siamo riusciti a tirare fuori un'altra volta Olbia una bella gara con dei bei numeri. Una struttura che si presta oltre a questi numeri da record anche a una vetrina un po' per tutto il movimento. Noto ad esempio qualcosa che non ho visto nelle precedenti edizioni e dunque nei nostri speciali, una finestra anche sul mondo dell'abbigliamento, della danza, della scarpa ad esempio. Sì, no, si presta sicuramente molto come struttura, e poi realmente è anche una struttura per i ballerini e per il mondo del ballo sicuramente molto conosciuta, perché oltre alle manifestazioni regionali come questa, a settembre ospita un mondiale di show dance, l'ha ospitato e lo ospiterà, e poi adesso a breve, da aprile, organizzerà una grossa gara internazionale dove a oggi sono iscritte 26 nazioni, quindi comunque un bel evento. Sicuramente la struttura aiuta, quello senza dubbio. Come si fa a tenere in vita una manifestazione di questo genere per 13 anni con tutte le problematiche inerenti alle ristrettezze economiche? Allora, diciamo che mi viene la battuta: quando uno decide di riorganizzare nuovamente l'evento, la prima cosa che deve fare è un po' gli scongiuri, sperando che il calendario gare non sia troppo corposo, sperando che una serie di eventi non si vadano a intersecare, incanalare. Allora uno ci prova, un anno più, un anno meno, però devo dire la verità, quest'anno siamo realmente, soprattutto per il comparto coreografico, siamo realmente veramente contenti, veramente felici, perché ci sono dei numeri che al momento in Sardegna non ci sono stati. Ed eccoli dunque i protagonisti di questo trofeo Golfo dell'Asinara, categoria Open Latin, 3 balli under 15, si parte da 17 coppie di ballerini. In questo primo turno andremo a 12 coppie di ballerini. Di Sergio Trassos vediamo le 12 coppie di ballerini che hanno superato questo primo turno, sempre categoria Open Latin, 3 balli under 15. partner di questo Golfo dell'Asinara c'è anche Portoso Dance, specializzato in abbigliamento per danze, attrezzatura per danze. Allora, quale migliore occasione per aprire una finestra sul mondo e sui costi della danza? La prima curiosità che mi viene è: una famiglia che si vuole avvicinare al mondo della danza, quanto deve spendere in tema di abbigliamento sportivo, almeno nella sua fase iniziale? Beh, i costi non sono molto eccessivi, dipende tutto da quello che si vuole, da quello che si sceglie. Dipende dalle qualità, basta avere dell'occhio, trovare delle qualità giuste, tipo la casa che produciamo noi, e i costi vanno dalle 60 euro in su a salire, massimo 95 euro, e prende la scarpa di ottima qualità italiana, non scarpe contraffatte. In pedana vedo degli abiti particolarmente articolati, qua c'è più semplicità, immagino che qua si acquisti la base sulla quale poi si lavora per costruire l'abito particolare. Qua noi facciamo la base d'allenamento per chi si avvicina inizialmente, e i costi non sono eccessivi come magari vestiti più costosi, perché c'è tanto tempo da perdere per la lavorazione, perché sono singoli e sono adornati di strasse e quant'altro per la lavorazione, insomma. Reco in grafica le 6 coppie di ballerini ammessi in finale: Daria Dessene, Gabriele Cossu della ASD Idea Danze Sardegna, Daniela Saccoe, Gabriele Giordo con il petronale numero 88 dell'Art Studio Dance, con il petronale numero 113 Magia Azzurra, e Riccardo Congiu del Centro Studio Danze Senorbì con il petronale numero 125 Chiara Bevilacqua e Daniel Zedda, ICD AM Dancing, petronale numero 395 per Sara La Polla e Gianpaolo Azzeni, Centro Studio Danze e Senodia, infine con il pettorale numero 411 Chiara Piro e Alessio Dore della Dance for Live Sardegna. Sempre con la grafica di Sergio Trassos, questa è la classifica finale, questo trofeo Golfo dell'Asinara, categoria Open Latin 3 balli Under 15, vince dunque sul gradino più alto del podio la coppia con il pettorale numero 113, Azzurra Magia e Riccardo Congiu, con il pettorale numero 125, medaglia d'argento per Chiara Bevilacqua e Daniel Zedda della ASD AM Dancing, e infine terzo gradino del podio con il pettorale numero 41 per Daria Dessene e Gabriele Cossu della ASD Idea Danze Sardegna. La tradizione del Golfo dell'Asinara ci aiuta ad accendere un po' i riflettori anche su quello che sta succedendo nel circuito regionale. Il ranking dice numero 1 Sardegna al secondo posto, Celestial Dance là davanti, insomma, però nell'ultimo periodo la sua palestra è sempre nei posti più alti del podio. Sì, diciamo che l'ultima volta abbiamo vinto la ranking regionale, quest'anno ci stiamo provando di nuovo, anche se non abbiamo fatto tutte le competizioni. Diciamo che hanno degli ottimi insegnanti, perché hanno ballato per tanti anni, hanno vinto tanto, e adesso giustamente tutto ciò che hanno imparato negli lunghi anni della loro carriera lo stanno insegnando ai propri atleti, ecco. Gli insegnanti sono Daniele Lodi e Deborah Ceccio. Quali sono i numeri della sua palestra, soprattutto nel settore giovanile, che è quello che poi rappresenta le fondamenta che permette poi di raggiungere traguardi importanti nelle classi senior? Diciamo che il settore giovanile è sempre importante, perché se uno non ha giovani il futuro è chiuso, perché quelli più grandi diventano vecchi, e se non è qualcuno giovane che diventa grande è un peccato, no? Abbiamo veramente dei giovani talenti che stanno crescendo, anche oggi li abbiamo visti in pista, speriamo che facciano bene nel futuro, perché io ho sempre detto che nel ballerino è importante sì il talento, ma penso che la cosa più importante sia la testa. Il talento senza testa non penso che vada molto lontano, ecco. Se volesse decidere di avvicinarsi alla sua palestra, dove si trova e cosa deve fare? La nostra palestra si trova come sede a Porto Torres in via Galvani 18. Difatti è anche per quello che il nostro trofeo si chiama Golfo dell'Asinara, perché il Golfo dell'Asinara è a Porto Torres, perché l'abbiamo fatto per 8-9 anni a Porto Torres, e poi spostandosi a Olbia abbiamo voluto tenere per la continuità il nome trofeo Golfo dell'Asinara. Questa invece in grafica la categoria Open Latin Under 21, le sei coppie di ballerine messe in finale sono con il pettorale numero 12 Ilenia Ascano e Giuseppe Antonio Maurreddu della International Dancing Star Sardegna, con il pettorale numero 35 Alessia Cossu e Davide Fada della Gramballo New Dance, pettorale numero 8-9 per Chiara Cadeddu e Nicola Frassetto, anch'essi della Gramballo New Dance, con il pettorale numero 407 Alessia Carta e Andrea Erdas della Cuban Star. Chiudono con il pettorale numero 415 Gaia Perruzza e Samuele Sini della Dance Point Sassari, infine pettorale numero 443 per Marianna Pintus e Roberto Gaspa. Vedremo come andrà a finire questa finalissima della categoria Open Latin Under 21. Marianna Pintus e Roberto Gaspa, categoria della numero 1 Sardegna, con il pettorale 4-4-3. Al secondo posto di questa categoria under 21 Elenia Scano e Giuseppe Antonio Maureggio della International Dance Star. Infine terzo gradino del podio, categoria Open Latin under 21, per Gaia Perruzza e Samuele Sini della Dance Point Sassari. Attenzione, coppia numero 113. Seconda posizione, coppia numero 125, Chiara Bevilacqua e Daniel Zedda, AM Dancing. Terza posizione, coppia numero 41, Daria Dessene e Gabriele Cossu, Idea Danze. Quarta posizione, coppia numero 88, Daniela Saccoe e Gabriele Giordo, ASD Idea Danze. Quinta posizione, 395, Sara La Polla e Gianpaolo Azzeni, Centro Studio Danze e Senorbì. Azzurra e Riccardo, è arrivato un bellissimo successo, ma la prima curiosità è: da quanto tempo ballate insieme? 5 anni. 5 anni sempre insieme? Sì, 5 anni. Allora, ci raccontate un po' come avete iniziato, come siete arrivati in questo meraviglioso mondo della danza sportiva? Abbiamo visto il saggio di chi? Di due amici, Tommaso e Anna. E da quel momento? Da quel momento ci siamo detti che volevamo imparare il ballo latinoamericano e alla fine abbiamo provato e ci siamo rimasti 5 anni. Allora, in questa gara avete ballato 3 balli. Qual è secondo voi quello dove avete ballato meglio e quale invece è quello dove c'è ancora molto da fare? Quello che abbiamo ballato meglio è il samba e la rumba, e quello peggiore è il jive. Il jive un po' così e gli altri migliori. Grazie e complimenti. Grazie.